Bentornato nel mio canale YouTube. Piacere di conoscerti. Come ti senti oggi? Ti auguro un nuovo giorno molto felice. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è giovedì 26 agosto 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Gare, sport e vincite col vento in poppa. Magari tutto accade stranamente o in fretta, ma se non guardate troppo per il sottile, potete ritenervi fortunati, con cambiamenti stratosferici o offerte irripetibili che si avvicendano sul vostro orizzonte personale. Non capita tutti i giorni di conoscere tre persone interessanti o di ricevere quattro inviti alla volta, ma con tutta l'energia mentale che avete messo in campo rincorrendo il successo, ora, complice il buon karma che avete accumulato, vi ritrovate di fronte a occasioni d'oro ma anche a scelte imbarazzanti. Marte all'opposizione non fa sconti. Soddisfatti di voi stessi in un'impresa senza precedenti, vi premiate con acquisti pazzi, ma anche cinema, cultura, o un abbonamento in palestra, finché gli investimenti tengono, folleggiare, dite voi, non è trasgressione. Un chiarimento e una riappacificazione possibili e prossimi. Chiarimenti che portano pace e serenità, speranze di incontri, telefonate, messaggi, lettere, spiegazioni che poi arrivano. Nella coppia migliora la comunicazione e l'intesa. I single attraverseranno un periodo di compagnia con mille piccole novità. Non lasciatevi distrarre dalle mancate opportunità, piuttosto cercate di concentrarvi su quelle attuali, in questo modo potreste sfruttarlo appieno. Nati di lunedì e di venerdì avranno momenti decisamente di tensione tra amici, colleghi o parenti. È proprio un momento in cui è consigliato restare calmi. Dinamismo. Buone idee. Appuntamenti e riunioni di lavoro utili. Una situazione familiare catturerà il tuo interesse. Sarai molto curioso. Oggi è un buon giorno che predispone ritorni d'amore importanti, tranne che se siete nati tra domenica e martedì. Si apre una fase nuova, il ritmo degli avvenimenti sarà dettato da Giove che vi assicurerà alcuni successi fondamentali. Se avete delle idee ambiziose è giunto il giorno di metterle in pratica. A causa di un incontro qualcosa potrà cambiare in te. Forti emozioni. Tanta voglia d'amore di dire romantici abbandoni. Potrai innamorarti follemente. Incontri spumeggianti. Favorite gli investimenti di ogni genere. Umore. Spumeggiante. Oggi potreste essere feriti dalle parole di chi meno ve l'aspettate, non portate rancore per questo ma cercate di risolvere la questione al più presto onde evitare che fraintesi e incomprensioni lacerino definitivamente i rapporti. Oggi la Luna e Venere riservano per voi delle carezze, momenti molto romantici, soprattutto in serata. Possibili ritorni. C'è da segnare una linea di demarcazione tra la vostra vita privata e il lavoro. Siete delusi dal vostro lavoro, della carriera, persino della vostra vita familiare, e tutto ciò vi fa sentire stanchi e demoralizzati. Qualche tensione in amore potrà essere risolta mostrandovi più comprensive e disponibili. Tenete per voi sensazioni o percezioni strane, gli altri potrebbero non capire. Cielo sereno, variabile. Il vostro governatore ideale, Nettuno, si trova infatti in posizione ottimale in congiunzione benefica. Il team Mercurio, Marte, Sole però vi si contrappone dal segno della Vergine. È possibile che la vita relazionale e familiare sia oggi costellata da qualche piccolo contrattempo. Niente di grave, solo lievi intoppi che riuscirete a superare senza troppi problemi grazie a una comunicazione arguta e convincente con i vostri conviventi. Dovete fare quello che vi sentite senza esagerazioni, calma. Quelli che hanno vissuto una grave crisi d'amore nelle prossime ore dovranno cercare di recuperare. Settembre sarà un mese molto importante da questo punto di vista, ma servirà a lavorare sodo. La giornata scorrerà rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi. Qualcuno vi vuole scavalcare, come spesso accade, poiché convinto della vostra eccessiva indecisione. Voi non siete indecisi, siete soltanto un attimo spaventati per quello che comporterebbe ciò che volete fare. Dovete liberarvi delle vostre paure e fare esattamente ciò che vi sentite,
peraltro ciò che avete già programmato nei minimi dettagli. Non valgono solo le opinioni degli altri, contano anche le vostre. Nessuna contrarietà, me nemmeno bonus dal cielo odierno, il cielo odierno non vi riserva particolari contrarietà. Magari con la luna esagerata in seconda casa mangiate e spendete troppo, magari qualcuno da voi pretende l'impossibile o ancora verso sera perdete qualche colpo, ma in generale siete in forma, circondati da affetto e motivati da interessi culturali e impegni gratificanti. In auge l'amicizia, col ritorno di un vecchio amico che non vedevate da anni, vi siete scritti ma abbracciati è un'altra cosa, testimone del fatto che l'affetto tra voi è rimasto immutato, come se vi foste visti l'altro ieri. Amore ed Eros, se si tratta di un sentimento segreto, statene certi che oggi verrà alla luce, non saranno altri a rivelarlo ma voi stessi, presi da raptus e dalla smania di gridarlo al mondo che siete innamorati. Conseguenze possibili? Qualcuna, se uno dei due o entrambi avete il cuore già impegnato, ma la felicità a volte costa scelte drastiche e dovete trovare il coraggio per affrontarle. Punto la luna nel buon vicino Ariete è il luminare giusto per portarvi i suoi doni di adattamento e di altruistico interessamento all'altro, di predisposizione all'accoglienza per la vostra metà ideale. In questa giornata il pianeta favorisce chi di voi è nato dal 7 al 12 di marzo in particolare, offrendo la possibilità ai single di incontri inattesi che li sorprenderanno. Le coppie stabili, invece, sono gratificate dalla serenità e dalla continuità dell'unione, confermando le indicazioni che i pesci in amore vogliono sentimenti totalmente corrisposti e un'incrollabile fedeltà. Lavoro e denaro, sportivissimi, oggi non risparmiate energia, in gara nel gioco di squadra o impegnati in azioni solitarie, sfide contro voi stessi e le vostre resistenze. Impegnarvi costa sforzo, ma vi ripaga col successo e la stima di amici e dei compagni d'avventura. Spese pazze per voi e per i vostri cari, importante non farsi trascinare dall'amico nababbo, che vi caldeggia l'acquisto di indumenti e oggetti superiori alle vostre possibilità. Potrete concentrarvi meglio sulle vostre mansioni, se riuscirete ad allontanare l'ansia e la fretta, nemiche assolute di un lavoro ben fatto. Qualcuno dall'alto però dovrà alleggerire i carichi. Vi scoprite a scherzare e a svagarvi con un collega con cui siete diventati amici. Lavorare e divertirsi, come vedete, si può e come, basta volerlo. Plutone nel segno del lavoro, il Capricorno, vi rende efficienti e nello stesso tempo non troppo seri, specie se siete nati in marzo. Benessere, fitte improvvise ma senza conseguenze, sono le terminazioni nervose che captano le tensioni esterne convogliandole su muscoli, testa e denti. Tranquilli, non farete in tempo a dire ai che vi sarà già passato. Avrai la tua solita energia illimitata oggi, insieme ad una consapevolezza emotiva in più che potrebbe essere una piacevole sorpresa. Per attingere a questa energia, assicurati di bere molta acqua e di stare lontano da cibi troppo lavorati. Per lei, smettetela di disperarvi solo perché vi tocca portare l'apparecchio, per un sorriso da bacio vale la pena di soffrire anche un po'. Per lui, tra i vostri traguardi i più impegnativi e rischiosi sono quelli sportivi, meno male che le vacanze sono nella tratta finale e i temporali diradano le imprese, muscoli d'acciaio da strapazzare tra le lenzuola in gran segreto. Colore delle emozioni, granato. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.